Stiamo parlando con William Aliberti, sono il portavoce del gruppo Scieda Popolo di Poggio Marino. Siamo di Poggio Marino nativi, però adesso si sono un po' spostati, sposandosi, e quindi è compagnia bella. È il primo anno che partecipate a questa manifestazione? Sì, è il primo anno che partecipiamo a questa manifestazione. È una manifestazione bellissima, a me piace tantissimo, credo che anche agli altri componenti del gruppo. È molto ma molto ben, come diciamo, organizzata ed è molto caratteristica. Quindi è soddisfacente l'organizzazione dei ragazzi di Aiello? Sì, è molto soddisfacente. Pensa di tornare l'anno prossimo? Credo di sì, spero di sì. Se sarà richiamato. Se, certo, ma anche se non sarò richiamato, credo che, come diciamo a Napoli, una camminata me la vaga a fa. Lei invece Fabrizio Aliberti. è? Come è entrato a far parte di questo gruppo? Sono il fratello del leader del gruppo. Io sono la tamburra, che è uno strumento principe nella tamburriata e quindi nel gruppo folk. Quindi studia da molti anni. No, veramente la tamburra l'ho imparata da me, grazie anche a mio fratello, e poi girando per le varie feste ho approfondito questa cultura, diciamo. Quindi coinvolgimento anche di giovani. Sì, tranquillamente. Scusami un attimo, volevo dire soltanto che io sono da quando faccio la prima superiore, quindi sono 5 anni. Bene o male, conosco lo strumento, diciamo. La tradizione prosegua, infatti ci portiamo anche i nostri bambini per far proseguire la tradizione, che è molto importante. Noi ci teniamo tantissimo alla tradizione. La tamurriata è passione, è devozione, perché noi dal Vesuvio arriviamo noi, quindi per noi la tamurriata è tutto. Lei cosa fa in questo gruppo? Io canto, suono castagnette e tamburo a cornice, cioè sarebbe la tamburra. Lo fa da molti anni? Sì, abbastanza. Diciamo da una quindicina d'anni che siamo in mezzo a questo bellissimo ambiente, nei vari paesi, nell'Avellinese, nel Beneventano, nel Vesuviano soprattutto. È soddisfatto di tutta questa organizzazione? Ma assolutamente sì, ma questa di stasera è molto bella, eccezionale, veramente. È come tante feste, come ti devo dire, la semplicità di questa gente è la cosa più bella che. Quindi pensa di ritornare l'anno prossimo? Ma guarda, io spero di sì, anche perché logicamente facciamo parte di una situazione dove c'è il contatto, dove c'è. Io spero di far divertire un po' di gente stasera, in modo che l'anno prossimo magari gli organizzatori ci richiamano un'altra volta e noi veniamo con tanto piacere. Abbiamo visto prima una bambina ballare con questa signora. Buonasera. Buonasera, può parlarci della sua entrata in questo gruppo? Allora, io sono praticamente un po' quella esterna al gruppo, perché essendo la moglie di uno degli elementi, non faccio altro che seguire mio marito con i bambini. Quindi un po' per passione, un po' perché o ci facciamo questo o nient'altro, abbiamo iniziato a partecipare con il ballo, perché non sapendo suonare altro strumento che le castagnette, mi sono poi appassionata al ballo. Insieme a mia figlia, quindi facciamo coppia fissa solitamente. È molto difficile questa danza. No, secondo me c'è bisogno di sentire la tamorra. Infatti è un ballo che viene definito il ballo sulla tamorra, sul tamburo. Quindi basta sentire i passi e variare poi con l'aumento del ritmo. Sono passi semplici, quindi basterebbe poi lanciarsi nei vari cerchi e iniziare dai piccoli passi e poi arrivare fino a ballate più complicate, più intrecciate magari. Poi c'è bisogno di complicità col partner. Quindi in questo caso è facilissimo insegnarlo ai bambini, vengono praticamente trasportati dalla musica. Il ritmo, sì, perché comunque è un ritmo più. Comunque ci accompagna dai tempi, quindi il tamburo è uno strumento tribale per eccellenza, quindi è sentito proprio a livello istintivo e i bambini lo seguono con passione. Quindi. Cercate di tramandarlo anche ai bimbi. Noi lo tramandiamo, infatti il mio compito è trascinare i bambini perché poi faccio questo per lavoro e quindi mi viene facile. Che lavoro fa? Psicoterapeuta.
cosa ne pensa in generale di tutta questa organizzazione? Bella, mi piace, è ben dislocata, la gente riesce a camminare liberamente, distribuita nei vari vicoletti, quindi non c'è l'accorpamento in un solo loco, no? Quindi mi piace il fatto che la gente possa girare tranquillamente e non ci sia calca. Avete degustato qualcosa? Sì, ho mangiato qui la pasta fresca con le noci, buonissime. Quindi un'organizzazione? Che al momento è impeccabile, sembrerebbe. Ed ecco qui la bambina che ha ballato, ciao. Luna. Come ti chiami? Luna. Ti stai divertendo questa sera? Sì, un sacco. Sei contenta di essere stata coinvolta da tua madre? Sì, molto. Ci rivedremo l'anno prossimo. Certo. Puoi fare un saluto agli amici di Campagna Tube? Ciao.